Di sicuro vi sarà capitato nella vita di incontrare delle persone un po' pettegole e di chiedervi: ma perché questi parlano male di tutti? Ma parlano male anche di me? Sappiate che forse c'è una risposta scientifica a questo. Alcuni ritrovamenti nella bassa Sassonia hanno dimostrato che l'uomo, l'essere umano, o meglio l'Homo sapiens, circa 300.000 anni fa e a partire da quel periodo ha condiviso lo spazio, soprattutto all'interno delle caverne, con le tigri dai denti a sciabola, che non erano esattamente dei gattini, erano delle bestie di 200 kg con dei coltelli al posto delle zanne. Ho detto che condividevano le caverne, perché durante i periodi di forte freddo, soprattutto, come abbiamo detto, in Europa, gli esseri umani si radunavano in gruppo in una parte di queste grosse caverne per ripararsi dal freddo e dall'altra parte spesso c'erano famiglie o piccoli branchi di queste tigri dai denti a sciabola. E sapete gli esseri umani che strategia avevano trovato per difendersi dalla fame di questi animali? Lasciavano fuori dal gruppo, crudelmente è vero, gli individui malati, deformi, diversi, deboli e vecchi. In questo modo, anche se sembra incredibile, davano da mangiare queste persone che non potevano altrimenti prendersi cura della prole o andare a cacciare, quindi contribuire alla vita del gruppo, e le davano da mangiare alle tigri dai denti a sciabola, così le tigri erano sazie e il gruppo rimaneva intatto, soprattutto nei suoi individui più sani e forti. Certo che non condividiamo più le caverne con le tigri dai denti a sciabola e non abbiamo più bisogno di mettere fuori gli individui diversi o malati per darli in pasto alle tigri, eppure questo comportamento è rimasto negli esseri umani. È automatico. Tutt'oggi, quando vogliamo rinsaldare il gruppo, sentirci parte di qualcosa, sentire che siamo tutti uguali e quindi sentirci protetti dai pericoli esterni, perché abbiamo paura dei pericoli esterni, tendiamo a metter fuori da noi gli individui diversi, originali. E questo ci deve far porre l'attenzione su due cose interessanti. La prima è che quando un gruppo si fa forte e mette fuori un individuo diverso, originale, non è veramente forte, anzi sta dimostrando così che ha paura del diverso e che ha paura dei pericoli esterni. In pratica si sente molto minacciato quando una persona parla male di un'altra, e quando capita anche a noi di essere in un gruppo e vediamo qualcuno che parla male di qualcun altro mettendone in evidenza le differenze o le particolarità, quello è un segnale che quella persona ha delle enormi debolezze che sta mascherando. E se lo fanno con noi, che cosa vuol dire? Beh, questo è un bel segnale, è un bel indicatore che noi siamo differenti, che si vede e che noi abbiamo molta meno paura del mondo rispetto a quanta ne ha quel gruppo. Ne approfitto per ringraziarvi per aver condiviso con me questa cosa interessante e per svelarvi che questa è solo la prima volta in cui in pochi minuti parliamo di psicologia, crescita personale e curiosità. Siccome condividiamo la passione per questi argomenti, ma non ci abbiamo tutto il tempo per vedere, ascoltare e leggere tutto quello che c'è in giro, e soprattutto per selezionare le cose importanti da sapere e utili da usare nelle nostre vite, da questo momento in pochissimi minuti riassumeremo libri, video, podcast, interviste, vite, ricerche scientifiche, tutto quello che c'è da sapere e che mi scrivete qui sotto nei commenti. Scrivetemi i vostri interessi mentre lo fate e vi iscrivete al canale. Io continuo a studiare, fare ricerca, sperimentare e creare cose nuove. Ci vediamo qui molto presto.